Grande successo per la serata delle Fonti Awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Valore Consulting. Per la capacità di migliorare continuamente in tutte le attività svolte, avendo come obiettivo la sostenibilità della propria crescita, per l'ambizione di diventare sempre più competitive ed efficaci, soddisfacendo le esigenze dei clienti attraverso soluzioni personalizzate. La promozione di un dialogo aperto e trasparente e la valorizzazione delle risorse fanno di queste aziende degli attori di primario interesse nel panorama imprenditoriale italiano. Siamo in compagnia dell'ingegner Leonardo Vanni, amministratore unico di Valore Consulting. Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei. Con la società Valore Consulting si è aggiudicata i Le Fonti Awards 2019 come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership fast growing. Come commenta questa vittoria? Beh, è una vittoria, diciamo, sperata, ma del tutto, diciamo, non attesa. È frutto di un lavoro che dura oramai da anni, un lavoro fatto di squadra da tutta la famiglia di Valore Consulting, che parte dalla parte vendita ma soprattutto va alla parte tecnica, che è quella reale che poi dà soddisfazione al cliente. E quindi è con orgoglio e in rappresentanza veramente di tutte le persone che fanno parte della Valore Consulting, che oramai sono veramente tante. Cos'è l'innovazione per Valore Consulting e che impatto ha sulla gestione dei vostri progetti? Ma l'innovazione, a mio parere, è la base su cui si deve muovere un'azienda. Un'azienda senza innovazione muore. E sui nostri progetti è fondamentale, perché riuscire a proporre della consulenza con uno spirito sempre rivolto a quello che sono gli approcci al cliente innovativi, e quindi senza andare poi a ledere quello che può essere il rapporto anche futuro con l'azienda, è realmente molto molto importante. E l'innovazione poi noi la viviamo ogni giorno, perché noi lavoriamo costantemente con quelle che sono le normative, e le normative cambiano ogni giorno, sia a livello europeo sia a livello nazionale, e noi non facciamo nient'altro che aiutare le aziende a districarsi tra il groviglio di normative agevolative che possono utilizzare, e quindi dobbiamo per forza lavorare con spirito innovativo. La vostra attività di consulenza risulta essere leader nel campo della finanza agevolata, dell'euro progettazione e dei contributi per le imprese. Qual è il valore aggiunto che siete in grado di offrire e quali sono i vostri progetti per il futuro? Allora, il valore aggiunto è da subito stato, fin dagli albori, la parte tecnica. Essendo io un tecnico proprio di questo ramo, è fondamentale è stata l'istruzione di tutte le altre persone che poi sono man mano entrati nell'ufficio tecnico. Questo è il valore aggiunto che riscontriamo sul mercato, perché sul mercato spesso e volentieri i tecnicismi fanno la differenza. Il mettere a sicuro le aziende conoscendo realmente la materia e tutte quelle che sono le materie che possono essere trasversali a ciò che è il nostro ramo, è importantissimo. I valori per quelli che sono i progetti per il futuro è sicuramente di espanderci a livello europeo. Attualmente abbiamo coperto tutta la nazione, lavoriamo benissimo con tutta la nazione, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, e quindi molto presto, diciamo, andremo al di là delle Alpi, anche se abbiamo già un po' di clienti già fuori da quelli che sono diciamo i vecchi confini italiani, perché oramai ovviamente non esistono più.